Amici di Giornale News, buongiorno. Sono gli ultimi giorni del 2021 e i maddalonesi sotto l'albero troveranno una cosa particolare. Siamo qui con l'onorevole Antonio Del Monaco. Onorevole, cosa troveranno i maddalonesi sotto l'albero? Finalmente troveranno l'apertura del ponte, il ponte vapore, che da tanti anni, parliamo dal 2012, e che c'è addirittura una perizia su cui bisognava intervenire, poi si è addormentata e finalmente ultimamente negli ultimi due anni si è mosso tutto quella che è la macchina per raggiungere questo obiettivo. L'ultimo obiettivo è stato proprio quello lì, la telefonata con il magistrato, perché questo ponte comunque è stato sequestrato e la magistratura ci ha dato la possibilità di poter aprire i cantieri, e la magistratura che adesso ci ha dato la possibilità di poter percorrere questo ponte e unire quella che è una grossa periferia, quella di Maddaloni, al resto di Maddaloni, al centro di Maddaloni. Dicevamo dal 2012, due anni di chiusura, sei mesi di lavori effettivi. Se dovessimo fare un bilancio, oggi si riapre malgrado cosa e grazie a chi? Possiamo dire che c'è stata una costante pressione sia sulla sovrintendenza per avere un permesso, che è stato molto lungo, perché si pensava addirittura c'erano ancora dei resti murali dell'antica ferrovia borbonica. Poi finalmente, grazie anche al segretariato generale delle sovrintendenze di Napoli, abbiamo avuto l'ok e siamo partiti. E la pressione è stata costante, tantissime sono state poi le difficoltà, vedasi quelli che sono i sottoservizi, ad esempio Italgas, ha dovuto costruire un ponte, eccetera. Però l'unica cosa che posso dire, c'è stata la costanza e la determinazione soprattutto del candiere. Io non posso ringraziare il geometra Tommaso Russo, che è stato uno degli artefici, che ha continuato con caparbietà ad andare avanti anche nei momenti più difficili. Possiamo dire anche grazie all'impegno di tante persone, tra cui proprio l'onorevole Del Monaco. Noi di Giornale News abbiamo dato prontezza dei lavori eseguiti sabato e la domenica. Onorevole, l'apertura, la riapertura di un ponte che però è salutato come se fosse una grande opera infrastrutturale. Siamo stati qui 5 minuti, alla sola notizia della riapertura del ponte, almeno 30 autovetture che erano pronte lì a passare come un sospiro di sollievo. Io sono realmente contentissimo e soprattutto sotto l'albero di Natale che i maddalonesi possano, quindi i miei concittadini, perché io amo questa città, possono realmente vivere questo momento di grande possibilità per il futuro. Il ponte non è un arrivo, è soltanto un punto di partenza per il futuro, perché Maddaloni ha bisogno di un cambiamento sostanziale. Bisogna rimettere al centro le periferie, vedesi il caso di via Cancello, Monte Decoro, quindi anche via Napoli, via Feudo. E una città può vedere il suo senso civico da quanto riuscirà realmente a risolvere i problemi delle periferie, riuscirà a risolvere il problema del suo simbolo, ad esempio lo stesso castello, che necessariamente bisogna mediare e risolvere e non rimandare, far finta che non esiste. Quindi per un'infrastruttura che riapre ci sono ancora tanti problemi irrisolti che vanno affrontati con la collaborazione di tutti, indipendentemente dalla parte politica. Io non ho mai messo nel cassetto la parte politica, io ho dato sempre la mia disponibilità e mio dovere, soprattutto è onere di chi in questo momento rappresenta una parte del popolo italiano, di mettersi a disposizione, e lo faccio sempre con caparbietà e soprattutto mi rendo conto che c'è tanto 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 da fare. Grazie all'onorevole Del Monaco.